In occasione dell'avvio del progetto di educazione e tutela dell'ambiente, il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha tenuto una conferenza per sensibilizzare e diffondere la cultura del rispetto e della cura dell'ecosistema. Nell'occasione è stata rimossa una discarica abusiva ed alcuni rifiuti abbandonati tra il cimitero di Squillace e il bivio di Montauro. Siamo con le spalle al castello di Squillace, subito c'è il golfo di Squillace e alle nostre spalle abbiamo Montecovello, quindi uno dei luoghi più suggestivi dal punto di vista culturale, ambientale e anche turistico. E avere qui una discarica di dimensioni enormi sta a significare che non c'è una cultura del territorio come si deve, quindi è un messaggio che il Consiglio Provinciale, che ringrazio tutti i dirigenti, vogliono mandare ai cittadini calabresi, perché il territorio è nostro e non possiamo lasciare ai nostri figli una Calabria che diventa una discarica di rifiuti solidi urbani, ma anche una discarica di materiali altamente inquinanti. Questo non ce lo possiamo consentire, perché la nostra ricchezza è il territorio, la nostra ricchezza appunto è il castello di Squillace, e abbruttirlo in questo modo è veramente un peccato mortale. Il Consiglio Provinciale, pur non avendo competenza in materia, si è fatto carico di dare una mano ai cittadini, di dare una mano ai comuni che hanno difficoltà finanziarie. Noi oggi non abbiamo bonificato solo questa discarica, ma stiamo bonificando una discarica tra Montauro e il bivio di Stretti, e stiamo bonificando contemporaneamente una discarica anche lì enorme sull'SP25 nei pressi di Janò, cioè la città capoluogo della Calabria. Quindi è un segnale di grande importanza, perché i rifiuti che si buttano in questi luoghi devono essere smaltiti nei propri comuni attraverso la differenziata, perché ogni comune sta facendo la differenziata, quindi bisogna dedicarsi alla differenziata, alla raccolta differenziata, e non avere la pigrizia di farla, perché spesso si pensa che buttando un sacchetto dalla finestrina della macchina ci si libera. No, ci si inquina il territorio, si inquina il territorio dove noi viviamo, e mandiamo un grande segnale di inciviltà.